Sono Gianni Cancellieri, giornalista e storico dell'automobilismo, e sono qui per parlare di Lorenzo Bandini, un pilota italiano che si è ucciso in corsa 51 anni fa e che aveva fatto sognare milioni di appassionati quale possibile e credibile erede di Alberto Ascari nella conquista del campionato del mondo. Ma purtroppo il suo destino non volle così. Sono nato a Barci, in Cirenaica. Sono venuto in Italia che avevo circa 4 anni. Mi sono stabilito in Romagna e dopo in Emilia e infine sono andato a Milano. A Milano ho incominciato a lavorare perché ho perso i miei genitori. E a 20 anni circa ho potuto avere un'officina mia e lavorare in conto proprio. Di lì, dopo un anno o due, ho incominciato con le piccole cilindrate, ho incominciato a correre in automobile. E di lì, passo per passo, sono arrivato. Queste parole mi ispirano sincera ammirazione ogni volta che le sento. Sono l'espressione della semplicità che caratterizzava l'anima, vorrei dire, di Lorenzo Bandini. Parole poche e chiare che uscivano dalla bocca di un pilota che si era fatto partendo da zero, zero mezzi, zero santi in paradiso, eppure che era riuscito ad arrivare a gareggiare e a vincere ai più alti livelli dell'automobilismo da corsa. Queste sono immagini della Coppa Madunina, gara intitolata alla omonima storica scuderia milanese. Siamo a Monza nel novembre 1959. La gara è riservata alle monoposto della Formula Junior. Lorenzo, che si riesce a intravedere con il numero 50, guida una vettura con telaio Stanguellini e motore Fiat 1100. Arriva primo ed è questa la sua seconda vittoria. La prima l'ha ottenuta in ottobre in Austria, a Innsbruck, nel trofeo Jean Berat, con la stessa auto. Il giorno di Ferragosto 1961, Lorenzo Bandini, in coppia con Giorgio Scarlatti, prende parte e vince la 4 ore di Pescara, prima vittoria di una gara di livello internazionale. La 4 ore di Pescara fa parte del campionato del mondo per vetture sport e Lorenzo guida una Ferrari che non è ufficiale, ma è della scuderia Centro Sud, che gli è molto vicina nei primi anni della sua carriera. E una vettura, naturalmente, è una Ferrari assistita dalla casa direttamente, ma non è ufficiale. Comunque lui presenta questo biglietto da visita a Ferrari in una gara che vale per il campionato del mondo, per il quale conquista punti e che poi la Ferrari vince. La sua vettura è la numero 4 ed è aggiornata ed è una testa rossa aggiornata con le specifiche più recenti della casa. Per Lorenzo si tratta di una apertura verso la possibilità di correre con la Ferrari ufficiale che gli dà molta speranza. Signor Bandini, quanto è durata la sua permanenza in Australia? 1 mese e 45 giorni. Quante corse ha disputato laggiù? 5 corse. E quali sono stati i suoi piazzamenti? Ho fatto un quinto, un quarto, un secondo di batteria, un terzo di batteria e un sesto nell'ultima corsa, perché ho rotto il cambio e ero in terza posizione. Signor Bandini, qual è stata l'esperienza acquisita in quelle corse? Beh, l'esperienza acquisita, come in tutte le corse, ogni corsa che si fa è un'esperienza nuova, si impara sempre qualcosa, specialmente io che sono, non direi le prime corse, ma insomma è da poco che sono in mezzo ai professionisti. Insomma, le è servita questa trasferta? Sì, molto. Poi un viaggio molto interessante sotto tutti i punti di vista. Signor Bandini, il suo programma futuro? Il mio programma futuro adesso non posso ancora dire niente. È vero che correrà per la Ferrari? E io lo spero, comunque non c'è ancora niente di positivo. Nelle 5 gare che disputa in Australia e Nuova Zelanda, Lorenzo Bandini non ha modo di brillare molto perché la macchina con cui corre è scarsamente competitiva. È una Cooper con motore Maserati della scuderia Centro Sud ed è un po' vecchiotta.
però l'esperienza, come lui stesso dice, gli è stata molto utile. Si tratta, per dir così, di un perfezionamento, perché lui è approdato alla Formula 1 l'anno precedente, disputando 12 gare, sempre con la scuderia Centro-Sud, e con macchine non proprio del tipo più competitivo, e peraltro ottenendo, salendo due volte sul podio a Pau e a Napoli. Nel prosieguo dell'annata, Ferrari, convinto dalle qualità messe in mostra da Lorenzo Bandini, gli dà una macchina ufficiale per il Gran Premio del Mediterraneo. Lorenzo si mostra degno della fiducia ottenuta da Ferrari, con qualche buon piazzamento, fra cui un notevole terzo posto all'esordio a Monte Carlo e un successo in questa corsa siciliana, il Gran Premio del Mediterraneo, sulla veloce pista di Pergusa, davanti al suo compagno di colori, amico e rivale Giancarlo Baghetti. Tutti e due guidano la 156 F1, monoposto campione del mondo in carica, avendo conquistato il massimo titolo l'anno precedente con lo statunitense Phil Hill. Il 1962 è archiviato e vediamo quali sono i programmi che Bandini si prefigge per la stagione successiva. Li espone al microfono di Mario Poltronieri. Lorenzo Bandini ci parla subito dei suoi programmi per il 1963. Nel 1963 corro ancora per la Ferrari. Partecipo a tutte le gare di campionato mondiale Marche, di prototipi e sport. Una volta approntato il Formula 1, corro con un Formula e parteciperò a gare di campionato mondiale anche di Formula. E la prima corsa della stagione quale sarà? La prima corsa della stagione è Sebring, con una Sport, che partirò tra un mese circa, e la prima di campionato mondiale Marche. E su quale circuito ti piacerebbe vincere e quale corsa? Beh, per me un circuito vale l'altro, sia dal Nürburgring a Spa, a Monza, a Monte Carlo, Le Mans, per me è indifferente. Poi che sia di Formula 1 o Sport, l'importante è di vincere. Benissimo. Senti, e gli avversari più forti quest'anno chi saranno? Beh, come voi sapete, saranno sempre gli inglesi. Sembra vedere che progressi hanno fatto loro e che progressi abbiamo fatto noi. E questo si vedrà alle prime corse. Per il momento non si può dire niente. E come pilota? Beh, un pilota è... tolto il grande Moss e adesso c'è un Clark che va fortissimo, poi è questione di simpatia più o meno, ma uno vale l'altro, e anche qui la macchina penso che per un pilota faccia molto. Il programma enunciato da Bandini per la stagione 1963 si realizzerà soltanto in parte, e cioè per le gare del campionato Marche, o come si chiamava ufficialmente, Trofeo Internazionale Sport Prototipi. Diversamente andrà, purtroppo, per il campionato del mondo di Formula 1. Comincia domenica la stagione italiana delle gare di Formula 1. Abbiamo qui i due più forti esponenti italiani in questa categoria, Lorenzo Bandini e Giancarlo Baghetti. Bandini quest'anno ha già corso nella categoria Sport. Cosa hai fatto, Lorenzo? Beh, io ho corso Sebring, non si può dire che abbia corso, che abbia finito una corsa, perché sono riuscito a fare soltanto 2 ore dalla 12 ore, causa che il mio coequipier è uscito di strada e non abbiamo potuto terminare. Ho capito. E tu invece, Giancarlo, da quando è che non corri? Io l'ultima corsa che ho fatto è stato il Gran Premio di Monza in settembre. E adesso domenica dovrei andare a correre a Imola. Sì. E con che vettura correrai a Imola? Correrò con una Lotus 4 cilindri della scuderia Filippinetti. Ho capito. E tu invece, Lorenzo, a Imola con che cosa sarai? Beh, io sono ritornato ai vecchi amori, cioè correrò con una Cooper della Centro-Sud. E Cooper con che motore? Beh, il motore non so ancora. Non so se è un 4 cilindri o un 8 cilindri.
ho capito, adesso è un 8 cilindri, interessante come corsa. E senti, e chi di voi due poi va a correre a Siracusa? Tu Giancarlo? Guarda, in questo momento non lo so ancora, ma comunque credo sia molto difficile, in quanto tra Siracusa e Imola ci sono solo 4 giorni. Cioè praticamente è impossibile quasi andare a correre con le stesse macchine di Imola, in quanto in 4 giorni, non so, è molto improbabile riuscire a raggiungere in tempo Siracusa. Nell'intervista Bandini sorvola sul fatto, che pure gli deve essere costato molta amarezza, che Ferrari gli abbia preferito Willy-Merès per le gare del campionato del mondo di Formula 1. Dice con tenera ironia: sono tornato agli antichi amori, ossia alla scuderia Centro-Sud, che ha mezzi limitati e vetture non sempre competitive, anzi quasi mai. Lo stesso destino però tocca anche a Giancarlo Baghetti, che gli è accanto, suo amico e rivale, una rivalità che non ha mai assunto toni troppo accesi, però chiaramente ognuno voleva arrivare prima dell'altro. E poi verrà un giorno in cui le cose si chiariranno, nel senso che vinceranno anche delle corse insieme. Nella storia quasi centenaria della 24 ore di Le Mans è accaduto una sola volta che la vittoria sia stata conquistata da un equipaggio italiano su una vettura italiana. L'impresa è stata compiuta nel 1963 da Lorenzo Bandini e Lodovico Scarfiotti su Ferrari. Molti altri corridori del nostro paese, per l'esattezza 14, hanno iscritto il loro nome nell'albo d'oro della grande corsa francese. Qualcuno, come Emanuele Pirro, addirittura 5 volte, ma tutti quanti sempre insieme a copiloti di diversa nazionalità. Riconosciamo qui il vittorioso prototipo 250P Spider di Maranello con il numero 21, mentre Parks e Maglioli si alternano sulla vettura gemella numero 22 e arriveranno terzi. Al secondo posto la numero 24 di Burley Langlois, la leggendaria berlinetta 250 GTO che alla fine del 63 conquisterà il secondo dei suoi 3 titoli consecutivi nel campionato del mondo Gran Turismo e che per inciso oggi detiene il record di auto storica più costosa venduta all'asta, 48 milioni di dollari nello scorso agosto. Quando ai box l'orologio segna le 16, l'estenuante maratona si conclude. Alla fine di questo giro il direttore di corsa sventolerà la bandiera a scacchi. Ecco l'arrivo con Scarfiotti al volante, che saluta rispondendo agli applausi del pubblico, rallenta, si accosta al box, dove Bandini, già issato sulle spalle di 2 meccanici, salta nell'abitacolo e lo abbraccia. Poi la sfilata, insieme ai formidabili uomini in tuta di Maranello, ovviamente esultanti. La numero 00 è la Rover BRM a turbina guidata da Graham Hill-Ginter, che ha partecipato fuori gara ottenendo virtualmente il 7º posto. Infine, il podio e la premiazione. La vittoria trionfale di Le Mans forse contribuisce ad ammorbidire un poco l'atteggiamento di Ferrari nei confronti di Bandini e magari anche a questo si deve, oltre che al futuro infortunio di Merès, il suo approdo alle Ferrari di Formula 1 nel campionato del mondo. Quali sono i momenti che lei ricorda con maggior piacere di questa sua stagione agonistica 63? Beh, senz'altro la 24 ore di Le Mans con la Ferrari, una partenza in prima fila al Nürburgring, ho vinto a Clermont-Ferrand con una Ferrari, un 3º posto al Gran Premio del Mediterraneo e altri piazzamenti. La corsa che sono rimasto un po' male causa alla sfortuna è stato qui a Monza, potevo fare un bellissimo piazzamento e purtroppo le macchine sono macchine e ci vuole anche un briciolo di fortuna. E adesso per la fine della stagione dove va a correre? Beh, in programma 2 corse nel Sudafrica, una a Calamai, che è vicino a Johannesburg, che non è di campionato del mondo, questa si svolge su 2 batterie. Poi un'altra a East London, che questa è di campionato del mondo, che sarebbe l'ultima gara di campionato del mondo. Lorenzo si lamenta del fatto che la Ferrari che guidava lo abbia piantato per una rottura di un alberino della frizione a Monza quando nel Gran Premio d'Italia lottava per la 4ª posizione e lui ha cominciato
a salire su delle Ferrari Formula 1 ufficiali nel campionato del mondo in seguito all'infortunio di Willy Meres, che a differenza di Lorenzo era sotto contratto con la Ferrari come pilota ufficiale insieme a John Surtees. Il 12 marzo 1964 Bandini è secondo a Siracusa con la Ferrari 156 numero 26, dopo Surtees primo con la 158 numero 22. La 158 è la Formula 1 di Ferrari ultimo tipo, motore di 1500 cm3 di cilindrata come tutte le altre, ma con 8 cilindri anziché 6 come la monoposto di Bandini, di potenza leggermente inferiore. Una seconda 158 destinata a lui sarà pronta in maggio per il Gran Premio dei Paesi Bassi. Il 1964 per Bandini si è iniziato in serenità, ha finalmente un contratto con la Ferrari e il 5 febbraio sposa Margherita. Prima di Siracusa corre nella 12 ore di Sebring, conquistando il terzo posto insieme a Surtees, il suo caposquadra. Lorenzo è pilota ufficiale della Ferrari, lo abbiamo visto nelle ultime immagini al momento della premiazione insieme al suo caposquadra John Surtees, con il quale instaurerà un rapporto abbastanza amichevole fino al 1966, dopo le cose cambieranno. La Ferrari ha vinto per la quinta volta consecutiva la 24 ore di Le Mans. Com'è andata la corsa? Ci dice il direttore sportivo Eugenio Dragoni. Beh, la corsa nel complesso è andata bene. Abbiamo avuto nelle prime ore un attacco decisivo della Ford, che però abbiamo controllato, direi con una certa facilità. Dei piloti ufficiali è presente Lorenzo Bandini. Qual è stata la sua corsa, Bandini? Beh, la nostra corsa è andata bene, sia dall'inizio per controllare la Ford. Poi a un certo punto siamo passati in testa, abbiamo avuto il comando tutta la notte. Poi un guaio a un tubo della benzina ci ha fatto perdere diverso tempo, tanto pure che io ho dovuto fermarmi per un arrangiamento per poter arrivare in box, perché la macchina si è fermata sul circuito avendo 100 litri di benzina ancora, però non veniva pescata per la rottura di un tubo. Così ho dovuto perdere parecchio tempo per questa riparazione. Siamo passati, abbiamo perso la prima posizione, che eravamo avanti con 4 giri di vantaggio, in più parecchi giri indietro, e abbiamo finito la corsa in terza posizione. Come Lorenzo racconta al microfono di Poltronieri, la 24 ore di Le Mans stava per regalare a lui e a tutti gli appassionati un secondo trionfo, perché con Surtees erano in vantaggio notevolissimo su tutti gli avversari, quando la rottura di un tubo di alimentazione li blocca, Lorenzo lungo il circuito. E vorrei sottolineare il fatto che da quel momento Lorenzo si dà da fare, non si arrende e riesce a mettere la macchina in condizione di raggiungere i box per la riparazione. Questo grazie alla sua perfetta conoscenza della meccanica, che non è assolutamente comune fra tutti i piloti. E siamo al giorno trionfale di Bandini, 23 agosto 1964, Gran Premio d'Austria. Beh, io fino all'inizio della corsa sono partito molto bene e sono sempre stato in terza posizione, ma non potevo fare di più, non ho voluto anche fare di più, perché era una pista molto sconnessa e andando più forte si poteva compromettere delle rotture di sospensioni o di qualsiasi organo, perché le macchine erano troppo sollecitate. Allora mi sono prestabilito, d'accordo con il mio direttore sportivo Eugenio Dragoni, un piano di corsa veloce ma non rischioso per me e per la macchina. E come si è svolta la corsa dopo i primi giri in cui era in terza posizione? Dopo i primi giri il mio compagno di squadra John Surtees si è dovuto ritirare. Allora ci ho messo ancora più impegno per difendere la mia casa e al 25esimo giro mi trovo secondo e al 45esimo giro a un certo punto mi sono trovato primo con il gruppo degli inseguitori a circa 15 secondi e mi sono fatto gli altri 65 giri in testa, sempre controllando il gruppo degli inseguitori, e anche da una buona segnalazione che avevo i box controllavo meglio questa situazione.
Lei è naturalmente stato soddisfatto di questa corsa? Sono stato molto contento, soprattutto per me, per il commendator Ferrari, per gli ingegneri, per i meccanici, perché avevo bisogno di una vittoria, soprattutto di questa importanza. È bello sentire Lorenzo quando divide il merito della sua vittoria con gli ingegneri e con i meccanici. A questi ultimi era solito lasciare una parte dei premi di traguardo che conquistava. Non dimentico del suo primo lavoro, tutt'altro che remoto, di meccanico appunto, con cui si era inizialmente formato. Dopo la bella vittoria del Gran Premio d'Austria, lei Bandini ritiene di modificare la sua tattica di corsa? Beh, ogni corsa ha la sua tattica, no? La tattica di Monza può essere diversa. E quella dell'Austria era una. Questa è la mia mascotte. E qui a Monza può darsi ce ne sia un'altra. John Surtees vince il Gran Premio d'Italia e si rilancia nella corsa verso il titolo mondiale. Però purtroppo poi incappa in due gare non brillanti che lo vedono come in forma scarsa. E c'è Bandini che in qualche modo lo salva e lo aiuta a conquistare il titolo. Questo accade in Messico, dove Surtees deve recuperare 6 punti, che significa deve conquistare almeno un secondo posto, su Graham Hill che lo precede nella classifica. C'è un fattaccio che ha fatto molto discutere all'epoca ed è una collisione fra Bandini e proprio Graham Hill. Si è discusso molto e forse una versione esattissima la sanno solo i due, che purtroppo non ci sono più. La definizione più simpatica anche l'ho sentita da Franco Lini, che era un giornalista di Auto Italiana e poi futuro direttore sportivo della Ferrari, che disse: non gli è andato addosso apposta, ma non ha fatto niente per evitarlo. A quel punto lì Bandini riesce lo stesso indenne dall'incidente, va in testa, anzi va al secondo posto dietro Gurney che stava scappando, e poi rallenta, cede il secondo posto a Surtees, che così diviene il primo pilota a vincere, oltre al campionato mondiale delle moto, anche quello di Formula 1. L'italiano di Ferrari, Lorenzo Bandini, ha in programma una intensa attività per il 1965. Il 1965 io spero di poter fare una buona annata, soprattutto vincere gare di prototipi, la famosa 24 ore di Le Mans, e gare di campionato del mondo Formula 1. Mi sono preparato abbastanza bene quest'inverno facendo molti chilometri per tenermi allenato. E sì, spero in una buona annata e una buona fortuna soprattutto. Quale sarà la prima corsa nella categoria prototipi? Sebring? No, Sebring no. Targa Florio, penso. E per il Formula 1? Formula 1, la prima gara di campionato del mondo è Monte Carlo, famoso Monte Carlo. Lei ha fatto sempre delle belle corse a Monte Carlo, pensa che anche quest'anno sarà nei primi? Beh, io spero sempre, si spera sempre di essere tra i primi. Quale sarà il suo modello d'esordio, cioè correrà con l'8 cilindri? O con l'8 cilindri o col 12 cilindri, quello si stabilisce all'ultimo momento, il commendator Ferrari e il direttore sportivo decidono quale macchina io devo usare. Il programma enunciato da Bandini per il 1965 si realizza soltanto per la Targa Florio, dove otterrà una vittoria trionfale, e parla anche, ad ascoltarla oggi fa venire un piccolo fremito di emozione, di Monte Carlo come la famosa Monte Carlo, gli esce sorridendo questa espressione. L'edizione 1965 della Targa Florio vede il trionfo di Bandini e insieme a lui di Nino Vaccarella, siciliano e grande specialista della targa, ma già vincitore nelle più prestigiose corse di velocità e durata, Sebring, Nürburgring, Le Mans. Le immagini mostrano un cambio di guida. Lorenzo cede il volante a Nino, non prima di avergli raccomandato attenzione su alcuni punti resi pericolosi dal sole, il cui calore tende a fondere l'asfalto. Anche il direttore tecnico della Ferrari, l'ingegnere Mauro Forghieri, raccomanda prudenza a Vaccarella. Bandini ha lasciato all'idolo di casa il primo e l'ultimo turno di guida, conducendo nella parte centrale della corsa.
I meccanici procedono alle operazioni di rifornimento e cambio gomme, dopodiché Vaccarella parte. All'arrivo Lorenzo va incontro alla 275P2 e salta nell'abitacolo ad abbracciare il compagno di colori, che divide con lui un momento di entusiasmo incontenibile da parte del pubblico, al punto che i carabinieri devono circondare i due piloti. La scena sulle prime sembra inquietante, ma per fortuna i carabinieri sorridono. La Targa Florio era la più antica corsa su strada del mondo, sopravvissuta all'evoluzione dell'automobilismo e addirittura a se stessa, dal 1906 al 1973. La stagione procede a ritmo incalzante. A una settimana dalla vittoria nella Targa Florio, Bandini partecipa a una corsa minore a Vallelunga che non disdegna e che, nella quale porta in gara il neonato prototipo della piccola Dino 166. Il Gran Premio di Roma, che si corre sull'autodromo di Vallelunga, a una settimana di distanza dalla vittoriosa Targa Florio, come si è detto, non è una gara di altissimo prestigio, malgrado la tradizione pluridecennale in cui affonda le radici. Bandini, in ogni caso, vi prende parte anche perché è una prova del campionato italiano, che lui si aggiudica per 4 anni consecutivi, dal 1963 al 1966. Gareggia con la piccola nonché neonata Dino 166P numero 72. Malgrado i soli 1600 centimetri cubi di cilindrata del minuscolo prototipo, Lorenzo ha facilmente la meglio anche delle vetture con motore 2 litri, come ad esempio la Porsche 904 GTS numero 68 di Maurizio Grana, che supera di slancio precedendola sul traguardo. Questo è... lo scudo di Captain America. È il primo degli Avengers. Che insieme... E questo? E questo è il guanto di Thanos. Vedi, con le gemme dell'infinito, chi lo possiede? E questo? È Segugio, il supereroe del risparmio. Per risparmiare sulla polizza auto andate su segugio.it e confrontate le migliori assicurazioni online. E puoi personalizzare coperture e garanzie senza costi aggiuntivi. Segugio.it, il supereroe del risparmio. Selfie? Non interrompere i piaceri della vita proprio sul più bello. Scopri la sensazione di un vero contatto con il profilattico Durex Real Feel per un piacere fino alla fine. Dal 1965 si passa al 1966 con delle speranze accresciute rispetto al passato, perché la maturità agonistica di Bandini fa il paio con la sua maturità tecnica, che non era mai stata in discussione. Ci sono molte speranze che si appuntano sul giovane pilota italiano. Una macchina non ufficiale, la Porsche Carrera della scuderia Filippinetti, pilotata da Meres Müller, ha vinto la 50ª Targa Florio, svoltasi quest'oggi sul circuito delle Madonie. Un risultato imprevisto, ma non troppo, considerata l'asprezza della gara odierna, contrassegnata da numerosi colpi di scena. La corsa aveva inizio alle 8.07, preceduta dal solito caratteristico cerimoniale. Vaccarella, inutile dirlo, veniva fatto segno alla simpatia del suo pubblico. Bandini, qui con Baghetti, formula gli ultimi piani di battaglia. Per tutti, comunque, il vero nemico oggi sarà lo stato sdrucciolevole della strada sulla quale ieri sono caduti violenti rovesci di pioggia. La prima macchina a partire era la Lancia Fulvia HF di Garofalo e Randazzo. Chiudeva il carosello delle 70 macchine partenti la Ferrari 4330 P3 di Vaccarella Bandini.
Ed era proprio questa macchina a risultare la più veloce al termine del primo giro, seguita a 4 secondi dalla Porsche di Dimitri Bonnier, che passava al comando al giro seguente. Intanto, ferme le Porsche ufficiali per provvedere ai rifornimenti e al cambio dei piloti, si faceva luce la Porsche di Meres Müller, che a metà gara è già quarta assoluta, preceduta dalla Ferrari di Bandini Vaccarella, dalla Porsche di Klaas Davis e dalla Dino di Scarfiotti Parks. Bandini comunque, nonostante tutto, aveva ancora molte possibilità di conquistare il successo pieno, ma un tamponamento avvenuto al termine del settimo giro lo metteva fuori causa, lasciando quindi a Scarfiotti il compito di difendere il prestigio della Ferrari. Ecco come Bandini ricostruisce l'incidente. Ti sei ritirato? Ero su dove c'è il Cipo Masetti, dalle segnalazioni mi avevano fatto che ero primo, andavo piuttosto tranquillo. Se non che devo sorpassare una macchina e mi fa segno di passare. Come lo passo, sento a un certo punto che mi ha picchiato nel di dietro e ha fatto sbandare la macchina, mi ha fatto cambiare traiettoria della curva e sono andato giù per una scarpata. Cosicché il ritiro è stato inevitabile. Esatto, ma come segno internazionale, quando uno alza la mano vuol dire di passare. Invece questo qui ha detto così, che ha detto aspetti un momentino che io faccio la curva e poi dopo lei passa. Questo io non lo potevo interpretare. Insomma, un inconveniente che si poteva evitare. Ah, senz'altro. Come abbiamo visto, Lorenzo manca il bis, che sarebbe stato clamoroso, nella targa Florio dopo la vittoria dell'anno prima, per il comportamento imprevedibile di un inesperto antagonista che gli rovina la gara, lo mette fuori strada addirittura. E Lorenzo, sbollita l'ira del primo momento, riesce a commentare la cosa con divertita quasi autoironia. Grace e Ranieri di Monaco hanno consegnato al giovane scozzese Jackie Stewart la coppa della 24esima edizione del Gran Premio di Monte Carlo. La BRM di Stewart ha concluso vittoriosamente i 100 giri del circuito, a oltre 123 km di media. Con questa prova si è aperta la corsa al campionato mondiale ai conduttori. Nel piccolo principato sono convenuti da qualche giorno i maggiori esponenti dell'automobilismo mondiale per partecipare a quella che è considerata dai piloti la gara più difficile, essendo l'unica del calendario mondiale a disputarsi interamente sul percorso stradale. Nel clan della Ferrari si nutrono buone speranze per la 12 cilindri affidata a John Surtees, anche se l'ex campione del mondo, brillantissimo nelle prove di ieri, ha pubblicamente espresso le sue perplessità circa la adattabilità della vettura al circuito. Il Gran Premio di Monte Carlo di quest'anno è particolarmente atteso, segnando il ritorno a cilindrate fino a 3.000. Ed ecco il momento più emozionante della giornata, la partenza. I 16 bolidi si avviano fragorosamente alle 15 esatte. Fa caldo e stipatissimo ai bordi delle strade c'è una marea di gente venuta da ogni parte del mondo. I piloti dovranno percorrere chilometri 314 e 500, ma molti di loro saranno costretti a concludere anzitempo la prestazione. Tra questi il campione del mondo Clark e gli ex campioni Brabham e Surtees. Quest'ultimo è il risultato il migliore fino al momento del ritiro. Balzato al comando subito dopo il via, John Surtees si è liberato ben presto degli avversari più insidiosi, eccezion fatta per Stewart, che lo ha costantemente tallonato. Ecco appunto alcune fasi del duello tra la Ferrari di John Surtees e la BRM di Jackie Stewart. Subito in ritardo il resto dei concorrenti. A questa edizione del Gran Premio di Monte Carlo molte macchine sono state schierate in versione non definitiva. Infatti la novità rappresentata dalla Formula ha costretto i costruttori a rivedere interamente la loro produzione. Per la corsa monegasca comunque l'uso di vetture più potenti ha un'importanza relativa, non consentendo il circuito a alte velocità e quindi lo sfruttamento di un elevato numero di cavalli. Per questo, forse, Surtees avrebbe preferito pilotare la 2400 affidata a Bandini, meno potente ma indubbiamente più facile nella guida. Ma viste come sono andate le cose, è difficile dar torto ai tecnici della Ferrari. Infatti, dopo che Surtees si è ritirato, al 15° giro per noi e la trasmissione, è stato proprio Lorenzo Bandini il più tenace avversario di Stewart. Quest'ultimo ha compiuto più di metà gara in testa senza essere disturbato dalla vicinanza di avversari, ma alle sue spalle Bandini si è battuto con gran classe, riuscendo anche a stabilire il nuovo record sul giro, col tempo di un primo 29 secondi e 8.
Mentre osservate l'arrivo vittorioso della BRM di Stewart, va sottolineato che ancora una volta Jim Clark ha fallito al traguardo di Monte Carlo, unico neo della sua prestigiosa carriera, mentre Graham Hill, anch'egli su BRM, si è piazzato al terzo posto, dopo aver vinto le ultime tre edizioni. Per Jackie Stewart, rivelazione delle ultime prove internazionali, e questo è il secondo successo ottenuto in prove di campionato mondiale, dopo quello conseguito nel Premio d'Italia dello scorso anno. Lorenzo Bandini, qui è andata la coppa per il secondo arrivato, non solo ha confermato le sue doti di classe in una prova molto difficile, ma ha posto seriamente la propria candidatura di favorito anche per le prossime gare, la più vicina delle quali è il Gran Premio del Belgio in programma a Spa. Che quella di Monte Carlo, la famosa Monte Carlo, come diceva lui, fosse una corsa in cui Bandini era solito brillare, se ne ha conferma nella 1966 con la conquista per il secondo anno consecutivo del secondo posto, che si aggiunge al terzo conquistato nel 62. La stagione dunque si annuncia secondo favorevoli auspici. Il terzo posto che Lorenzo conquista nel successivo Gran Premio del Belgio lo porta al primo posto nella classifica del campionato del mondo. Il Gran Premio che segue è il Gran Premio di Francia, nel quale stacca tutti dando mezzo minuto al secondo arrivato, fino verso metà della corsa, quando un banalissimo guasto, la rottura del cavo dell'acceleratore, lo appieda. E da lì le cose precipitano. Gli scioperi dei metalmeccanici impediscono alla Ferrari di avere pronte le vetture per il Gran Premio di Gran Bretagna, mentre per il successivo Gran Premio dei Paesi Bassi c'è un infortunio che ferisce Bandini. Durante le prove si sloga come un polso e nella gara non può andare oltre il sesto posto. Jack Brabham invece colleziona tre vittorie consecutive e diventa il primo e finora unico pilota a vincere il campionato del mondo guidando una vettura di sua costruzione. La stagione 1967 si inizia con una delle più squillanti e memorabili vittorie della Ferrari, con tre vetture ai primi tre posti nella 24 ore di Daytona. Bandini e Hamon vincitori davanti a Scarfiotti Parks e a Rodriguez Guichet. Le poderose Ford, dominatrici della precedente stagione, sono sconfitte. Di irresistibile effetto mediatico è l'arrivo delle tre rosse in parata, voluto dal direttore sportivo Franco Lini. Una vittoria trionfale per la Ferrari, come ci è testimoniato anche dalla viva voce dei protagonisti che sono intervistati al loro arrivo di ritorno da Daytona. Bandini ha un filo di barba che evidentemente non è riuscito a togliersi in aereo. Bandini, dopo tre anni, è tornato a una grossa vittoria in campo internazionale. Sì, dopo la 24 ore di Le Mans ho vinto la 24 ore di Daytona. Sono corse molto dure per macchine e piloti, e quando vinci una di queste corse qui ti senti molto stanco ma anche molto contento. È la prima volta che eri in compagnia con Chris Amon? Sì, è la prima volta che guido con Chris Amon e devo dire che è un bravissimo pilota, un pilota intelligente e non si lascia cogliere dall'entusiasmo, un pilota freddo, è un ottimo compagno di guida. Francolini, quali sono le tue impressioni reduce dalla 24 ore di Daytona, dove avete sbaragliato il campo delle Ford e delle Chaparral? Beh, sono la conferma di quanto ho detto prima di partire, e cioè che le nostre macchine erano eccellenti, molto a posto, non hanno avuto, assolutamente avuto bisogno di nessuna riparazione imprevista, hanno messo benzina, hanno cambiato le gomme e sono andate tutte le volte senza mai avere niente altro da fare. Che i nostri piloti sono veramente eccellenti, sono veramente quattro buoni piloti, che tutto è andato secondo le previsioni nostre, non è andato secondo le previsioni degli altri. Si è ripetuto un arrivo che ha fatto pensare a quello delle Ford quando l'anno scorso alla 24 ore di Le Mans sconfissero le Ferrari. Sì, gli arrivi in massa, gli arrivi in sfilata, in parata nelle gare di durata non sono una novità. La novità in questo caso è stata una mia idea, è stata quella di far arrivare di fronte
anziché una infinidiana, di fronte su quella pista che è sopraelevata, come sai, e in modo da dare proprio l'impressione che fosse un grosso muro rosso di Ferrari che avanzava a distruggere un po' il mito artificiale che la Forza era creato dopo una vittoria che altrettanto artificiale ha ottenuto a Le Mans l'anno scorso. Ricordo bene quei giorni e l'ottimismo meraviglioso che pervadeva tutti gli appassionati, una specie di sindrome di Davide contro Golia che faceva ritenere possibile il realizzarsi di un nuovo equilibrio delle forze in campo con le grandi gare di velocità e durata che avvincevano più degli stessi Gran Premi di Formula 1. La fiducia nella ritrovata competitività dei prototipi di Maranello si rafforza con una nuova affermazione, più facile ma non meno significativa, nella 1000 km di Monza, che si corre il 25 aprile di quell'incredibile 1967. Stavolta non c'è lo squadrone Ford, ma bisogna battere l'americana Chaparral, spinta da un motore di 7 litri di cilindrata, che al via va in testa di slancio. La 330 P4 numero 3 di Bandini-Hamon ha un motore di 4 litri, ma con Lorenzo alla guida insegue furiosamente senza perdere terreno. La Chaparral è braccata e superata finché il ritmo di gara imposto dalla Ferrari si rivela troppo elevato per la resistenza della sua meccanica e il ritiro con un semiasse rotto è inevitabile. Come a Daytona 79 giorni prima, Hamon e Bandini rivivono sul podio l'emozione del trionfo. Una piccola notazione su queste due vittorie consecutive in due grandi corse internazionali ottenute da Bandini insieme a Chris Hamon, pilota neozelandese di grandi qualità, grande collaudatore soprattutto, ma anche pilota molto veloce, che passa alla storia come uno dei più sfortunati piloti che si siano cimentati in questo sport. Non ci ha mai rimesso la vita, ma ha perso incredibilmente una quantità di corse che avrebbe potuto vincere. Sì, in effetti abbiamo paura. Noi siamo qua per star vicino ai nostri uomini. E per soffocare questa paura cerchiamo di renderci utili e prendiamo i tempi, facciamo i contagiri. Però la paura c'è sempre. E infatti siamo dei personaggi di questa corrida, anche noi. Così mi aveva detto Margherita Bandini il giovedì all'inizio della gara. Venerdì mattina alle 9, un attimo di paura al box della Ferrari. Bandini non passa. Margherita aveva preso a disperare. Poi era arrivato Clark a dire che Bandini aveva urtato un muro ma era indenne. Margherita prese ad essere più tranquilla ed accese una sigaretta. Un commissario la pregò di spegnerla. Io dissi che era la moglie di un pilota che aveva paura e che aveva bisogno di fumare. Lui mi rispose: di che cosa ha paura? Margherita Bandini era così, ritornata tranquilla. Ma dov'era suo marito? Perché non arrivava? Le avevano taciuto la verità. Ed invece Bandini, pian pianino, con la sua vettura, stava arrivando al box. Arrivato, come vedete, mancava la punta della macchina, il muso, ma era tranquillo. Cercava di spiegare perché gli era accaduto. Mi diceva che era partito con delle gomme nuove e che andando troppo forte verso la curva della stazione era quasi scivolato ed era finito contro il muro. Ma era sereno. Anche se nei giorni che precedono un Gran Premio i piloti sono sempre piuttosto nervosi. Poi aveva preso a rendersi conto dell'accaduto. E l'accaduto era avvenuto qui, l'incidente, dove sta passando una vettura, quella di Stewart. Ma i piloti continuano. Quando qualcosa succede agli altri, un pilota dice: a me non succede perché io non sbaglio. Lui ha sbagliato e gli è successo. Poi, la mattina del sabato, la macchina aveva ripreso a funzionare perfettamente. Nella prima sosta al box, Bandini confidava all'ingegner Forghieri e a Borsari che tutto era in ordine. Si poteva tentare di andare a fare un giro veloce, perché bisogna partire nelle primissime posizioni a Monte Carlo per non restare invischiati nelle bagarre, in quelle pericolose, terribili bagarre dell'inizio. Aveva guardato dentro la macchina, fuori. Poi era partito per tentare il giro.
Giro che era di Surtees con la Honda, l'ex compagno di scuderia di Bandini. Era partito proprio per andare a fare il tempo. E il tempo era venuto. Addirittura era il miglior tempo assoluto. La macchina andava, Bandini andava. A Monte Carlo è sempre andato forte. I suoi tifosi lo aspettavano. Poi era giunto al box. Margherita aveva preso ad asciugarlo perché correre in automobile costa fatica, tanta fatica. Lui è contento, era contento perché aveva fatto un tempo meraviglioso, che poi Brabham gliel'avrebbe portato via questo tempo, ma era tranquillo. Diceva ai giornalisti che ora poteva tentare. Dopo due secondi posti consecutivi, Bandini era pronto a vincere a Monte Carlo. Vista con gli occhi di oggi, questa coinvolgente rievocazione di Gino Rancati fa percepire come una sorta di tensione che aleggia fin dal giorno della vigilia del Gran Premio di Monaco. Forse è vero, forse no, forse sono le parole e le immagini che toccano corde profonde ed emozionano. Quello che è certo è che il destino di Lorenzo sta preparando il suo agguato. In pista il solito frastuono. I piloti hanno appena parlato, si sono appena sentiti dire dal direttore di corsa Chiron le raccomandazioni di rito e raggiungono i loro automobili che sono già in moto, già calde. Ecco Chiron che raccomanda a far presto. Questo è Hulme, Clark, Stewart. Hanno paura in questo momento i piloti, anche se non lo dicono, Bandini. Hanno paura, sarà una paura che dura pochi secondi fino al momento del via. Ma è paura, la paura che hanno le loro mogli, i loro amici, noi giornalisti che li seguiamo da sempre. Sono partiti. Bandini era partito con uno splendido scatto. Con uno splendido scatto era balzato in testa a tutti. Poi, forse la stanchezza lo aveva cominciato ad attanagliare. Era passato in posizioni secondo, terzo. Hulme era primo, con il numero 9. Bandini lo tallonava. Ma era a 17 secondi, poi portava questo distacco a 8 secondi, poi retrocedeva. È stanchezza, chissà. Un'ultima affondata sul rettilineo che porta alle tribune. Margherita faceva il suo lavoro, serena, tranquilla, da cronometrista. Eccolo appunto con l'orologio. E poi la grande fiammata, là dove 12 anni fa Alberto Ascari cadde in mare 4 giorni prima di morire a Monza. Ci chiedono adesso la linea da Monte Carlo per il Gran Premio automobilistico. Attenzione Monte Carlo. Sì, infatti avevamo chiesto noi stessi insistentemente la linea perché sul circuito di Monte Carlo dal quale vi parliamo si sta vivendo una vera e propria tragedia. All'altezza della curva della chicane c'è un incendio. La macchina che ha preso fuoco purtroppo è quella del nostro Bandini, del nostro valoroso pilota, che era in terza posizione. All'uscita di questa curva la macchina di Bandini si è capovolta, si è liberato subito un incendio dalla macchina, un'altissima colonna di fumo e di fuoco. Finalmente ora è stato estratto il pilota dalla macchina ed è stato trasportato all'ospedale dove noi contiamo di trasferirci. Gli altri piloti passano. La legge vuole che la corsa continui. La legge di questo sport, troppo spesso disumano. Gli estintori sono entrati in funzione forse in ritardo, chissà, credevano che non ci fosse più il pilota. Il fumo. La gente comincia ad essere terrorizzata. In tribuna stampa anche noi eravamo, sì, diciamolo, disperati, anche se il lavoro deve pretendere che noi siamo sereni, se si può essere sereni. Ecco, la macchina ormai era ridotta a quello che vedete. Bandini intanto era già andato verso l'ospedale. Questo è quello che restava della Ferrari di 3 litri. Pensate, un uomo schiacciato lì sotto, un numero che forse altre volte aveva portato vittorioso al traguardo Bandini. Ai box Margherita sa che è successo l'incidente a suo marito, sapeva, ma non immaginava che fosse così grave. La radio aveva detto che era uscito con i suoi mezzi dalla vettura. Ma la verità, qual era la verità? Si chiedeva questa donna, come tutte le altre donne. Poi al box era arrivato uno a spiegare come aveva visto Bandini. Margherita sapeva la verità ormai, ma non sapeva quanto fosse grave lo stato di suo marito.
Un giornalista tentava di rianimarlo, tutto inutile. In questo momento si è soli con se stessi, con il proprio dolore e la propria disperazione. Poi l'avevano portata all'ospedale e avevano detto che Lorenzo era già là, che non era ferito gravemente. Ed ecco l'ospedale Principessa Grace, il solito capannello di fuori, dentro Margherita, abbastanza forte, a chiedersi vicino a lei Scarfiotti. Poi erano venuti gli altri piloti, i giornalisti. Ecco il direttore sportivo della Ferrari. Era venuto Taruffi. Tutti avevamo una speranza. Cominciava una lunga notte, la lunga notte di Lorenzo Bandini. Sull'incidente nel quale perde la vita Lorenzo Bandini, dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Monaco, per la gravità delle ustioni riportate nell'uscita della Ferrari 312, è stato detto e scritto tutto e il contrario di tutto, se così posso dire. Io non ho verità segrete o sconvolgenti da rivelare, non ne possiedo, ma vorrei puntualizzare alcune cose. La teoria della stanchezza, cioè si è molto detto che è scritto che Bandini avrebbe rivelato segni di stanchezza, addirittura c'è una fotografia che lo mostra con gli occhi chiusi. Ora, una macchina fotografica al millesimo di secondo afferra perfettamente un battito di ciglia anche senza un'acrobata della fotografia. Altri dicono, più esattamente dal box Ferrari, è stato detto che Bandini a un certo punto non rispondeva ai segnali che gli venivano inviati dal box. Anche questo può essere messo in discussione. Può darsi che lui concentrasse tutta la sua attenzione sulla guida in quell'ultima fase del Gran Premio e che desse per scontato che nessun segnale equivaleva a nessun problema. Che cosa succede all'81esimo giro, al quale Bandini arriva? Notate bene, c'è un dato obiettivo che è l'elenco dei tempi giro per giro. In questo elenco Bandini non si discosta mai fortemente da una certa media che lui tiene, poco più veloce o poco meno veloce di Holm che lo precedeva. Al 78esimo giro, al 79esimo giro, fa registrare il suo secondo miglior tempo di tutta la giornata. Quindi il fatto che fosse sfinito è da mettere assolutamente in discussione, da negare. Che cosa succede all'81esimo giro? Come mostra una fotografia, Bandini arriva alla chicane, per chi non sa che cos'è, è una doppia S, sinistra-destra, in discesa, che si affronta abbastanza velocemente, ma non come l'ha affrontata Bandini. All'ingresso della chicane, della prima delle due curve, la Ferrari tende a sovrasterzare, cioè a sbandare con il retrotreno verso l'esterno. Bandini la corregge con un controsterzo millimetrico che non gli impedisce di toccare con la ruota posteriore sinistra contro un pannello di pubblicità che è proprio all'ingresso della prima delle due curve. A quel punto accade l'irreparabile. Bandini non riesce a cambiare, la macchina non glielo consente, di passare dalla quinta alla terza come dovrebbe. E questo cambio, che aveva già dato qualche problema in precedenza, come un testimone ha raccontato, alla curva del Portier, dove aveva anche lì mal guidato per cambio di marcia difettoso. A quel punto lì cosa succede? Non riesce a cambiare, la macchina va sparata a 130 km all'ora contro le balle di paglia, senza una correzione di traiettoria. È un attimo. Scompagina e manda all'aria queste balle di paglia, urta contro una ringhiera, la ringhiera di una scala che scende verso il porto, la quale taglia letteralmente in due il lato sinistro della carrozzeria. La macchina prosegue nella sua corsa ormai perduta, finisce contro un palo di un lampione e lo piega in due, dopodiché scende e urta un altro paletto divellendolo, infine sbanda verso il centro della pista, si capovolge e prende fuoco. I soccorsi richiedono alcuni minuti di tempo, un po' per impreparazione
dei commissari che poi diventeranno fra i più bravi nel futuro, fra i più bravi del tutto del circo della Formula 1, gli stessi pompieri che arrivano anche loro con qualche secondo in più di ritardo, ma ormai non c'è più niente da fare, le fiamme hanno prodotto ustioni dalle quali Bandini non si potrà salvare, rimane in coma per 3 giorni e muore mercoledì 10 maggio 67. Milano ha reso oggi l'estremo omaggio alla salma di Lorenzo Bandini, il giovane campione automobilista perito mercoledì scorso in un ospedale di Monte Carlo. Il catafalco era ricoperto di rose rosse. Sulla bara erano posati, insieme con la fotografia dello scomparso, il casco e gli occhiali che lo sfortunato pilota aveva indossato durante una gara vittoriosa. Tra le corone, quella del Presidente della Repubblica, portata da 2 corazzieri. Seguivano il feretro la moglie, Margherita, e i familiari dello scomparso. Dalla chiesa di San Carlo al Corso, dove il feretro era stato collocato dopo l'arrivo a Milano, il corteo si è diretto alla sede dell'Automobile Club, in via Boschetti. Quindi la salma di Bandini è stata trasportata nella cappella mortuaria del cimitero monumentale, dove il feretro è giunto scortato da 10 autocarri carichi di fiori. La scomparsa di questo giovane pilota crea un'ondata di commozione che va ben al di là della partecipazione imponente al suo funerale e che ancora oggi, a più di mezzo secolo di distanza, trova un eco incredibile sui social, dove appassionati non solo italiani ma di tutto il mondo pubblicano fotografie o testimonianze personali che ricordano in qualche modo Lorenzo Bandini. A 1 anno e mezzo dalla sciagura, come lo ricorda? La prima immagine, così mi viene in mente il suo viso, i suoi capelli, un piccolo segno che aveva qui, la cicatrice che aveva qui, le mani, così mi vengono in mente moltissime cose belle, perché poi forse perché era tanto bello e mi viene in mente tutto di lui. La primissima volta che vidi mio marito fu sempre in garage da mio padre. Ed era un giorno che, verso sera, ormai io scendevo così per salutare mio padre, o non so perché fare, non lo ricordo nemmeno più. E incontrai Lorenzo che aveva già finito il suo lavoro e si era andato a lavare. La prima volta, proprio primissima immagine che ho di lui, asciugamano così appoggiata sulla spalla, la saponetta in una mano, il dentifricio e lo spazzolino nell'altro. Così, con questi enormi capelli, perché da ragazzino portava i capelli lunghissimi, pieni di così, un sacco di onde, molto scuro di capelli, nero anzi, sta carnagione chiarissima, non aveva ancora i primi segni della barba. Così mi guardò, so che adesso pensandoci mi fa tenerezza, rimase così con la saponetta in una mano e lo spazzolino nell'altra, mi guardò, basta, senza dire niente, mi guardò e basta. Subito dopo l'incidente, signora, cosa successe? Chi mi informò, le posso dire che è stato soltanto il cuore, il sangue a dirmelo quello che era successo, perché non c'è stato bisogno che mi dicessero, ho capito tutto, ho visto la fiammata, ho visto il fumo, ho capito e... Però c'era molta gente, in questo momento se mi chiede chi c'era... Vicino a lei, la persona che era vicino a lei, chi c'era? Mio padre che inspiegabilmente me lo sono trovata accanto, non sapevo quasi nemmeno che era a Monte Carlo. Sono quelle cose stranissime, pure mi sono trovata accanto a mio padre. Che cosa le resta di suo marito? Cosa mi resta? La cosa più importante, più bella, più cara, più grande è il nome. Perché io sono rimasta la signora Bandini, mi è rimasto il suo nome. Questa è la cosa più bella. Che dire per commentare questa testimonianza di Margherita Bandini a 1 anno e mezzo dalla scomparsa di suo marito? È ammirevole la forza d'animo con cui controlla le sue emozioni e parla senza incertezze di qualcosa che ha avuto e che in qualche modo le rimane, anche se fatalmente non c'è più. Voi guardate soltanto i morti che succedono nell'automobilismo, allora aboliamo gli aerei, aboliamo le macchine, aboliamo tutti, stiamo chiusi in casa così siamo sicuri che non si muore e torniamo come una volta con il somaro, l'asino e i cavalli, così è sicuro che siamo meno morti.